La Charity Dinner per definizione è una cena di gala ma con scopi benefici. La Charity Dinner di AISA Impianti in occasione di Zero Spreco ha davvero una finalità nobile. Oltre 500 partecipanti che proprio con la loro presenza sostengono l'Istituto Tevenin e la casa di riposo Fossombrone. È un qualcosa che anche a me personalmente ha colpito, mi ha sorpreso. C'eravamo preparati per un numero importante di persone, ma un afflusso di questo tipo qui è un qualcosa di estremamente emozionante. Questo è un qualcosa che ci comunica che il nostro territorio è un territorio presente, è il territorio della terra di Arezzo, delle vallate, della Val di Chiana, del Casentino, un territorio ricco, un territorio di cui io sono onorato di far parte. È un territorio che ha capito che cosa vuol dire zero spreco. Zero spreco vuol dire talento e questa è una dimostrazione di talento. Essere capaci di rispondere a questa maniera qui è talento puro, quindi io sono veramente contento stasera. È una charity dinner che abbiamo organizzato insieme all'Istituto Tevenin, insieme alla Casa Pia. Io la chiamo Casa Pia per affetto, l'Istituto Fossombrone. E infatti abbiamo qui degli ospiti, abbiamo i presidenti, abbiamo tutti quanti. E è una cosa che vorremmo ripetere in futuro. Una serata in cui devo ringraziare AISA e l'Istituto Fossombrone per aver messo insieme questa sinergia e essere riusciti a mettere a sedere così tanta gente. Una serata sicuramente di beneficenza per migliorare quelli che sono i nostri istituti e non possiamo che dire grazie a tutti gli aretini che sono intervenuti. Da sempre l'Istituto Tevenin insomma fa un'opera assolutamente nobile. Assolutamente, diamo sicuramente un po' di felicità a chi è stato un po' meno fortunato di noi, ma con un progetto educativo dietro che è sicuramente importante, che è ben condotto, mi vanto di poterlo dire perché questa è la verità, grazie alle operatrici che operano a Casa Tevenin, che sono veramente un'eccellenza anche per il territorio.